Buongiorno, buona giornata. Data 1 aprile 2021. Auguri e buona Pasqua a tutti e anche a voi compagni di lotta, parzialmente contro quel sistema marcio e corrotto da decenni e decenni. Pensa a quei giovani che sognano un futuro migliore. Molti sanno che la volontà e l'amore umano è più forte della morte e di un leone. Ma se il silenzio tace, il fuoco brucia. Ma ci sarà sempre quel filo in parte di tradimento dei corrotti. Se non cambiamo dentro, con l'anima, col cuore e con la mente, con questa peste ci mangeremo come le bestie. Ce lo rammenta anche il Papa. Questo è un mondo malato. Ah no! Storie vere di un passato prima di 2000 anni fa. Di Enea, molti di questi geni e grandi saggi uomini nati prima dell'Anticristo ci hanno insegnato che un mondo senza amore è come un prato senza un fiore. E che la vita e l'amore non conosce tempi e né età. Ma chi non sa amare e non ha amore, né cuore né carità, se non ami prima te stesso, non puoi amare il prossimo. Nella Grecia è successo, mentre la città di Troia brucia, un uomo saggio, umano e storico, salvò moglie e figli e si caricò sulle spalle il suo vecchio padre e lasciò quella città, Enea. Chissà quando sentiremo, come allora, il profumo di primavera e umano che la storia ci insegna. Quest'uomo storico e saggio lascia la sua patria col vecchio padre sulle spalle e la sua famiglia che lo segue. Come scritto sui libri di storia, sui libri storico nella storia, che attraversa le frontiere, nazioni, città e paesi a piedi, impiegando settimane e settimane e mesi di cammino, per chilometri e chilometri, notte e giorno. Questo genio e uomo storico ha dimostrato a noi e al mondo la vera forza dell'amore umana, che vince tutte le paure, anche la morte. Ci vuole un coraggio da leoni e un cuore da bambino per affrontare giornalmente il cammino della vita. Chissà se nasceranno nel futuro questi giovani, questi giganti come allora, come Enea, che portò per centinaia di chilometri il vecchio padre sulle spalle. Mentre ci sono ancora all'inizio del terzo millennio dei giovani viziati che vogliono tutto e subito dai loro genitori, che non lavorano e lo pretendono e stanno delle notti fino all'alba del mattino e dormono di giorno, mangiano e bevono all'ora di pranzo e di cena, e sono dei ragazzi e dei giovani. Ce ne sono di questi mammoni e fannulloni, che alla notte leoni e alla mattina coglioni, e alla fine ammazzano padre e madri e li buttano nei fiumi. L'avete visto in TV? Stop!